giorno. Un giorno, e vedete anche il perché della canzone di Marcello. C'è un senso. Eccoli qua i somari, sono tre, garantito, però uno non si vede. Uno non si vede. Signor Milonis, Ricciolo, venga con noi. Buongiorno. Buongiorno signor Milonis, benvenuto. Sentiamo anche le altre due persone. Io sono in mezzo ai nostri ospiti d'onore, alla signora Gigia. Buongiorno signora Gigia, che è la mamma di Ricciolo. Il papà, il papà non c'è. Un motivo c'è, vero signor Milonis? Perché il papà di Ricciolo è un po' focoso. Cioè, non lo potevamo portare qua, perché... Ma perché lo chiedi alla... Signora, ma perché suo marito non è qui? Ma lei non te lo può dire, perché non può dire davanti al piccolo che il marito è focoso. Noi gli abbiamo detto che non è qui perché ha la febbre. Ma non è vero. Perché signor Milonis non è qui? Ce lo dica. Beh, lui voleva venire. Si chiama Romeo. Romeo. Ha 7 anni. Sì. Ed è uno stallone di razza, di qualità. Ah, ed è stata dura. Eccolo qua nella foto. È stata dura convincerlo a non venire, perché lui voleva venire anche lui qui alla trasmissione. Ma siccome ha un temperamento focoso ed è un amante vigoroso, corre dietro a ogni bella asinella che vede. E no, allora non ci sembrava il caso, perché quindi... questa è una trasmissione del mattino e certe cose non si possono mostrare. E quindi sarebbe stato pericoloso qui. Una rincorsa fra Romeo e Gigia, eh? Dottor Milonis, lei è di professione psicologo, di vocazione amico degli asini, ma lei ha messo insieme uno degli animali più antichi della terra, insomma l'asino, con una delle cose più nuove. Sì, c'è il Ricciolo che è un po' agitato. C'è internet, lei ha creato un sito internet che si chiama Asinomania, per fare incontrare coppie di asini e moltiplicare così la specie. Sembra un'iniziativa bizzarra, detto così, però venga con me, vediamolo un attimo. Questo è il sito Asinomania. Questo è Romeo. Ecco qua, ci spieghi lo scopo di questo sito. Qui c'è Giulietta. Ecco, questi sono i personaggi del nostro allevamento. Lo scopo è quello di creare un luogo dove è possibile a tutti gli appassionati di questo animale di incontrarsi in qualche modo. Infatti è nato all'interno di questo sito Asinomania un club dell'asinello. Stiamo ricevendo tantissime comunicazioni, per cui nascerà un'anagrafe, una banca dati a cui potranno accedere tutti quanti da tutte le parti d'Italia. Signora, scusi, ne capisce ecco, lei di internet? Che stai dicendo? Stavo chiedendo alla signora se capisse di internet. Ne capisce lei di internet? No. Ma la signora è stato interessante, ma lascia stare. Vedo che ha fatto l'occhio. Aspetta, ha fatto l'occhio bovino. Aspetta, il secondo cuccio da Romeo. Bovino ha fatto. Non Romeo deve essere uno sì. Tremendino. Non si preoccupi, signora, va tutto bene. È normale, prego. Che fai? Rispondi. Capito. Senta, ma la sua casella è www.ccpttp? No, vabbè. Sì, vabbè. Comunque, no, una domanda. Io mi ero distratto con la signora, non so se l'hai sì, già no, fatto. Sì, no, abbiamo parlato di internet. Sì, però vorrei dire una cosa, se Ricciolo ha qualche problema, scusi, si vede che ha ripreso il buon sangue vero, non mente. Sì. Però ecco, sì, se però veramente io, scusate, come se dire, ha qualche problema e magari si sente poco a suo agio sotto i riflettori, la corte, noi potremmo anche toglierlo. No, no, può stare. No, basta che non mi faccia. È bizzarro. La domanda è la seguente, lei è uno psicologo, vive a Roma, di solito uno può avere la passione per i gatti, poi la passione per i cani, ma la passione per l'asino, cioè nell'appartamento non è che vicino di casa quantomeno, no. Come le è venuta questa passione, questo amore per un animale comunque tanto nobile quanto umile? Quando io mi ritiro in campagna in Abruzzo cerco quanto più possibile di ricreare una situazione naturale fra le piante, gli animali e gli amici. Certo. Qualche anno fa lessi su una rivista che l'asinello era un animale che rischiava l'estinzione. La cosa mi ha commosso, mi ha colpito, perché non l'avrei mai immaginato, perché nella mia infanzia erano presenti ovunque gli asinelli. Certo. Mi toglie una curiosità, ma questa è la grandezza naturale, devono ancora crescere? Questo è l'asino sardo. Perché nella mia infanzia l'asino era molto più... Questo è l'asino sardo e l'altezza dell'asino sardo è questa, la media è di un metro qui al Garrese. Esistono poi altre razze, fra cui quella gigante di Martina Franca che è alto quanto un cavallo. Scusi, io faccio retromarcia perché la fa anche lui retromarcia, non vorrei... Scalciano? No, sì, scalciano, ma solo per gioco. Solo per... Dai. Ma solo per gioco. Forse che figurati quando gli prendo i 5 minuti. Senta, signor Milonis, io volevo chiedere una cosa a Gigia, però mi risponda lei, ma
Io avrei 2 o 3 amiche da piazzare. Come funziona questa agenzia matrimoniale? Cioè, che cosa bisogna fare per organizzare l'incontro? È semplicissimo, diciamo. Basta cliccare a Sinomania e noi mettiamo in contatto i proprietari di animali della stessa razza in modo che hanno la possibilità di incontrarsi. Ho capito. E in questo modo diamo una mano alla specie così a salvarsi, ad aumentare di numero. Passo alla larga perché... Quindi devono poi comunque venire lì da voi a intro d'acqua, insomma... O lì da noi o si incontrano anche fra altre persone. Senta... dottor Mignonis, lei difende gli asini, ma nella accezione comune questo animale non gode di una buona fama, è ritenuto cocciuto, ostinato, poco elastico. Signora, non si offenda, non si offenda, è quello che dicono gli altri, io non lo penso. No, ma lei giuro, è tranquilla, guarda, giuro. Proprio. È ritenuto proprio cocciuto, ostinato, poco elastico e lento di comprendonio. Tutto questo è una fama meritata o no? Questo è vero e non è vero nello stesso tempo. È vero perché viene attribuito al carattere del somarello questo temperamento ostinato, cocciuto, ma intanto è un animale molto furbo, ha grande memoria e poi è estremamente affettuoso. Signora, a chi è appartenuta e cosa ci hanno fatto con la pietra del Novecento? Ma lasciala stare, non lo so. No, No. Siamo seri, dottor Miloni, su un'ultima cosa. Gli asini, lei ha detto che non hanno più una grande utilità, però in quali altri campi si possono utilizzare? Cioè, non vengono più utilizzati per l'agricoltura come una volta? Ecco, io credo che il modo per proteggere una specie in via di estinzione non sia quello di rinchiudere gli animali in un recinto e tenerli in vita, in una condizione depressiva mortifera come gli animali rinchiusi nello zoo, ma è quella di ridargli una nuova funzione, un nuovo significato. Ad esempio, gli asinelli possono essere utilizzati per l'ippoterapia, per il trekking in montagna e soprattutto, e noi abbiamo realizzato, anche se in fase nascente, ma abbiamo intenzione di svilupparla, un'azienda per la produzione del latte. Trekking in alta montagna, cioè lei mi vuol far credere che su un asino così anche Giuliano Ferrara può fare la sua bella passeggiata. Speriamo di no, per il povero asinello. Ma lo sapete chi è il proprietario di questi asinelli? È lui! Ti fa vedere? Mi stava dicendo Fabio, che c'è anche il latte d'asina. Sì. Il latte d'asina è il latte più simile al latte umano e in questo senso è indicato per quei bambini che soffrono di grave allergia alimentare al latte vaccino. L'idea ci è venuta perché tempo fa venne a trovarci una coppia di ragazzi da Pescara, i quali ci raccontarono questa storia. Mi dissero: noi abbiamo un bambino di 1 anno, nostro figlio è vivo grazie al latte di asina. Perché era l'unico latte che veniva tollerato. Senta, dottor Miloni, se io non so come ringraziarla, perché tra le tante... Io lo zuccherino, Adriana, lo zuccherino per Hai Ricciolo. Capito? Occhio che Ricciolo, lo vedo un po', la mamma, prima la mamma volpe. Ma il piccolo lo riconosce. Comunque, dottor Miloni, se noi la vogliamo ringraziare, perché se c'è un animale che ha buon titolo per essere traghettato nel terzo millennio e che ha servito sempre in silenzio, sopportandone di tutti i colori, è proprio l'asino. E dunque ha il pieno diritto di essere nel terzo millennio. Signora, lei è nel terzo millennio. Lo so che lei resta così. Accenna un sorriso, io la ringrazio, signora. La posso baciare? No, le stringo lo zoccolo, le stringo. Va bene, signora? Arrivederci. Salve. Arrivederci, grazie. Signora Gigi, arrivederci, Ricciolo, grazie. Ci saluti il suo marito, ci saluti il suo marito. Gran bel figliolo anche suo marito. Arrivederci.